Buongiorno a tutti, amici. Come potete notare dalla corona di alloro sulla mia testa, mi sono appena laureata. Yeah! E visto che la proclamazione su Microsoft Teams è durata tipo 7 minuti, ho deciso che farò tutto il video con la corona in testa, così almeno potrò godermi questa sensazione in questo momento per 10 minuti in più. Bando alle ciance, oggi continuiamo a parlare di professionismo e stereotipi di genere nel book influencing femminile e ci concentriamo in particolare sugli influencer come gatekeeper. Però prima di approfondire questo tema dovrei farvi un attimo una panoramica generale sulla storia del web. Il World Wide Web nacque all'inizio degli anni 90 e la sua prima versione, conosciuta come Web 1.0, era sostanzialmente un grande archivio di documenti prodotti da professionisti, esperti, editori, che erano disponibili per la consultazione anche per quelli che erano utenti comuni. Quindi prodotti da esperti, gli utenti comuni potevano soltanto accedervi per consultarli. Mentre all'inizio degli anni 2000 il World Wide Web subisce una sorta di evoluzione, si trasforma nel cosiddetto Web 2.0. E poi vi lascio qui sotto in descrizione un articolo in cui si approfondisce il tema Web 2.0, come è nato il nome, quali sono le principali caratteristiche. Però adesso vi faccio un attimo un riassunto. Cosa cambia tra il web 1.0 e il web 2.0? Il web 2.0 è il web della partecipazione dal basso, ovvero è una rete che permette a qualunque utente comune di produrre, pubblicare e condividere i propri contenuti. Questa trasformazione del web produce sia conseguenze positive che conseguenze negative. La principale conseguenza positiva è il cosiddetto processo di democratizzazione del web, ovvero il web diventa uno spazio aperto a tutti e che permette a chiunque di esprimersi in maniera più o meno libera. Mentre la conseguenza negativa viene dal fatto che nel momento in cui tutti possono pubblicare qualunque cosa, ovviamente la rete si riempie non solo di contenuti di qualità, ma anche di spazzatura. La domanda sulla quale ci focalizziamo nel video di oggi è quindi: come possiamo trovare ciò che stiamo cercando? Come possiamo trovare dei contenuti validi all'interno di questo marasma vastissimo e super caotico di contenuti? Ok, volevo fare il video con la corona in testa, ma la corona pizzica dà fastidio e quindi la mettiamo da parte e continuiamo senza. Dicevo, come possiamo trovare ciò che cerchiamo nel web 2.0? E qui vengono in nostro aiuto i cosiddetti gatekeepers, figure che al giorno d'oggi troviamo incarnate soprattutto nei cosiddetti influencer. Il termine gatekeeper non è di recentissima invenzione, infatti entra in voga negli anni 40 grazie a delle ricerche condotte dallo studioso Paul Lazarsfeld. Nel 1945 Paul Lazarsfeld condusse una ricerca in Illinois su un campione formato da un gruppo di donne per cercare di capire in che modo i media influenzassero le scelte di consumo delle persone. Il risultato che più ci interessa di questa ricerca è che le persone non vengono quasi mai influenzate direttamente dai media nelle loro scelte, quanto piuttosto la comunicazione segue un percorso cosiddetto a due step, ovvero i media colpiscono alcune persone specifiche, quelle persone che sono più abituate ad esporsi in generale ai media, alle pubblicità, che sono più aperte, più attente verso il mondo esterno, e queste persone si occupano poi di ritrasmettere delle informazioni che loro hanno selezionato a un gruppo più ristretto, a quella che è la loro comunità. Queste figure rilevanti svolgono quindi il cosiddetto ruolo di gatekeeper, ovvero guardiani dei cancelli. Sono degli intermediari tra il mondo esterno e la loro comunità più ristretta. Vengono anche definiti degli opinion leader perché svolgono un ruolo rilevante nel formare le opinioni della propria comunità. Dalla ricerca di Lazarsfeld risulta evidente che gli opinion leader sono diversi a seconda dei diversi ambiti di interesse, ovvero per esempio per le donne del gruppo c'era una figura di riferimento a cui rivolgersi per chiedere consigli sui film da andare a vedere al cinema e un'altra figura di riferimento a cui rivolgersi per chiedere per esempio consigli sui prodotti da acquistare per pulire la casa. Nel primo caso per il cinema era per esempio una donna giovane che al cinema andava molto spesso, nel secondo caso ci si rivolgeva per esempio a una mamma che aveva magari 5 figli che quindi aveva un'esperienza molto vasta nel campo della pulizia domestica. Ci rendiamo conto, se pensiamo alla nostra vita quotidiana, che anche noi ci comportiamo spesso in modo simile, ovvero piuttosto che valutare un'infinità di possibilità diverse, preferiamo rivolgerci a qualcuno con più esperienza, più competenza in un determinato ambito e accettiamo i consigli che questa persona ci fornisce. Questa è un po' anche una conseguenza del fatto che noi come esseri umani siamo degli ottimizzatori di risorse cognitive, quindi cerchiamo di avere un buon rapporto tra l'energia che investiamo nel compiere una determinata scelta e i benefici e i risultati che otteniamo.
Al giorno d'oggi questi opinion leader sono spesso incarnati dagli influencer, ovvero personalità social più o meno carismatiche alle quali ci affidiamo per ottenere consigli validi in diversi ambiti di nostro interesse, che siano per esempio la moda, la cucina, il viaggio, la bellezza o nel caso specifico della mia tesi, la letteratura, quindi la scelta dei libri da leggere. Come scegliamo gli influencer a cui affidarci? Beh, qui entra in gioco la cosiddetta reputazione dell'influencer, che è fondamentale nel determinare la nostra scelta. La reputazione nasce da una commistione di conoscenza, ovvero l'influencer deve conoscere il settore di cui si occupa. Autorevolezza, che è intesa come la qualità di essere riconosciuti affidabili, quindi non è un'autorevolezza in senso istituzionale o accademico. Gli influencer non sono tendenzialmente dei professori nell'ambito di cui si occupano. Posizione all'interno del proprio network e estensione di questo network, nonché e soprattutto capacità relazionali. Il lavoro dell'influencer richiede infatti che ci sia sempre una grandissima attenzione da parte dell'influencer nei confronti della propria community, che deve essere curata e nutrita con continuità. L'influencer deve dimostrarsi non solo competente in quello che fa, ma anche appassionato, in grado di seguire le richieste, i desideri e le necessità della propria community. La reputazione di un influencer cresce man mano che cresce la sua community, quindi il numero di persone che lo ritengono affidabile, che si fidano e che quindi lo seguono e seguono i suoi consigli. Il passaparola, che nasce dalla soddisfazione degli utenti, è infatti il mezzo fondamentale per la crescita della community di un influencer. Per dirla in poche parole, possiamo dire che la fiducia nell'ambito dell'influencer marketing è tutto. Si parla infatti proprio di economia della fiducia. Nel momento in cui una community si fida di un influencer, questo influencer può prosperare, la community continuerà ad esistere, crescerà e si otterranno buoni risultati. Nel momento in cui invece manca fiducia nei consigli fatti dall'influencer, ovviamente la community inizia a disgregarsi. Ed è particolarmente rilevante far notare che la fiducia che gli utenti ripongono negli influencer è estremamente elevata. Una ricerca condotta su Twitter ha dimostrato, per esempio, che il 56% delle persone si fida di consigli provenienti da amici e parenti, il 49% delle persone si fida di consigli provenienti dagli influencer. Quindi il livello di fiducia che riponiamo nelle persone che vediamo tutti i giorni e che ci circondano nella vostra vita quotidiana e concreta è pari praticamente a quella che riponiamo in persone che sono sconosciuti, ovvero persone che stanno dall'altra parte di uno schermo e con i quali certo abbiamo un contatto quotidiano attraverso i social, ma che non conosciamo nella realtà. Risulta quindi evidente che pur non avendo dei contatti vis-à-vis con questi influencer, si sviluppa un forte senso di intimità e di vicinanza tra i membri appartenenti ad una community. Ed è proprio questa vicinanza, questa intimità, il valore forte degli influencer, valore che viene sfruttato in ambito commerciale anche dalle aziende che con gli influencer collaborano. Credo sia interessante sottolineare che questa vicinanza va decrescendo man mano che la community aumenta, perché come è anche facile intuire, nel momento in cui la community è formata da migliaia o magari decine di migliaia di persone, è più facile per l'influencer seguire più o meno tutta la sua community, uno a uno i singoli individui che la compongono, rispondere alle domande, interagire con i suoi utenti. Mentre nel momento in cui la community cresce a dismisura e si arrivano per esempio a milioni di followers, diventa molto più difficile per l'influencer prestare attenzione ai singoli individui, ai singoli membri della community. Infatti, per il mercato dell'influencer marketing si sta rivelando particolarmente ambito il supporto dei cosiddetti micro influencer, ovvero quegli influencer che hanno al massimo 100.000 follower e che quindi hanno una community con un forte senso di comunità, una forte intimità, una forte vicinanza, dei rapporti sociali molto più stretti. Se i big influencer, ovvero i VIP, permettono infatti di raggiungere pubblici molto molto vasti, i micro influencer permettono di lavorare in profondità sulle nicchie e hanno una capacità persuasiva del singolo più forte. È possibile definire gli influencer anche come i nuovi media, ovvero degli snodi non professionali, almeno in partenza, in grado di modellare la percezione della realtà delle proprie community e di avere una forte influenza nelle scelte delle persone che di questa community fanno parte. Vi leggo ora un pezzettino tratto dalla mia tesi in cui faccio un confronto tra i gatekeeper studiati da Lazarsfeld e gli influencer contemporanei. La sostanziale differenza, infatti, tra i gatekeeper studiati da Lazarsfeld e gli influencer è che i vecchi opinion leader venivano colpiti dai media per poi diffondere agli altri utenti i contenuti, mentre oggi la massa ha la possibilità di interagire direttamente con gli influencer, i nuovi media per l'appunto.
Nel prossimo video ci focalizzeremo in particolare sul confronto tra i nuovi opinion leader, ovvero gli influencer e in particolare i book influencer, e i vecchi opinion leader del mondo letterario, ovvero i critici letterari e i giornalisti. Vi ringrazio intanto per avermi seguito fino a qui e niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!